Buonasera, buonasera, in diretta, siamo in diretta. Ci siamo. Hello, 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 hello. Buonasera. Buonasera. Ho spaccato tutto? No. No, non spaccare tutto, Elixir, prima del tempo. Per favore. Non si emozioni, la prego. Questa, no, questa si chiama giustizia divina. No, no. Per le mazzate che ci darà da breve. Bravissima. Che vuol dire che sta preparando qualcosa di cattivo e quindi il dio dei dadi lo punisce. Signori, i miei colleghi d'avventura e DM, come state? Bene, bene. Non c'è male. Bene. Benissimo. Non c'è male, cioè... sessione. Vi vedo. Non ci si può lamentare. Ah, vabbè, siamo carichi. Siete carichi. Siamo sicuri. È che per scaramanzia si dice non ci si lamenta. Ma per scaramanzia questo. Ovviamente. E invece, signori della chat, come va? Buonasera, Cantus, buonasera. Buonasera Fattone, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. E allora? Tutto a posto? Non lo so, vedremo. Ma niente in ordine. Secondo me, tutta la gente della chat gradirebbe qualcosa offerta qui. Non so se un bel sorso di birra rinfrescante. Ora approfittate degli sconti del Black Friday, ragazzi. Non usate per ora questo sconto, lo sconto 5 Dragons 5, perché c'è uno sconto più grosso nello store degli amici di Spellbook Brewing. Andate a dare un'occhiata. Hai fatto la spesa? Ho fatto la spesa l'altro giorno. Lo spesone. Durante il Tai ho fatto la spesa. Quando mi arriva c'era un momento di pausa, ho fatto ta-ta-ta-ta. Ma prima o dopo aver preso schiaffi da un gatto? No, io ho preso schiaffi da me, non ho preso schiaffi dal gatto, mi sono fatto male da solo, quindi il gatto non deve avere soddisfazione. Secondo me si è messo d'accordo con Fargid. Sì, esatto. Hanno fatto qualcosa di losco. Sì. Di losco. Ma stasera invece che ci propone, Dottor Master? Io questa sera vi propongo una bella bevuta, forse, con due miei amici che poi conoscete, e poi per il resto c'è ancora metà dungeon che è un mistero. Vedremo che cosa c'è, che cosa non c'è. Ma allora io dico, visto che c'è ancora metà dungeon, ci immergiamo subito? Se dobbiamo, sì. No, vabbè, possiamo chiudere anche la live, dico, non è un problema. No, possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Ragazzi, buona serata, buonanotte. Il master non c'ha voglia. Ci siamo. Bella chiacchierata. Buonanotte a tutti. La live, vabbè, arrivo. Senza le birre non si mastera. Arrivo. Esatto. Vabbè. E le patatine, però. Però glielo devo dire a quelli di Spellbook Brewing di aggiungere gli snack. Sarebbe figo, magari degli snack particolari. Cioè, perché di monete dei dragoni. Vabbè, ma noi dei dragoni. Chips dei dragoni. Tipo salatini. Salatini tipo a forma delle varie monete che ci sono a Waterdeep. Però sarebbe figo. Ce ne sono 4. Vabbè, però glieli dovrebbero proporre, cioè glieli dovrebbero produrre ad hoc. È più facile trovare qualche sfiziosità particolare. Oh, io lo devo dire. La cosa più importante è che facciano la birra East. Dove devono fare la birra Ace, te la voglio. Con estratto di foglie di... No, stavo scherzando. No. Ovviamente no. È talmente potente che sembra che la bevi due volte, per quello non la birra. Sì, vale esatto. Per due la gradazione alcolica. Forse non è proprio birra, allora, poi. Mi sa di no. Va bene. Foglie di K, come dice Fattone, sì. Foglie di K. Certo. No, in realtà se ti mangi le foglie di K non stai messo tanto bene. Va bene, signori. Io eviterei. E allora ci sposto direttamente sulla plancia fight, sì? Sì, è meglio. Se ci sposti sulla mappa, perfetto. Un attimo al centro la visuale. e poi sposto tutto. Vi sposto io. Ah, sì, grazie. Oddio, non è partita l'animazione del... Oh, che bello, c'è ancora la mano di bigby. La vedo tutta però direi che... Ok, a posto. Bene. Eravamo rimasti alla parte che siete scesi nei sotterranei di questa fortezza dei giganti delle colline. E dopo un combattimento contro un gigante, appunto delle colline, molto strano, con questa gemma rossa in testa, avete liberato la zona. In lontananza avete sentito, almeno Vormark ha sentito un gigante, Kartem, versa da bere. State ancora cercando anche il nano Dorn, che vedremo se lo trovate. Sta a voi. Ho sentito delle voci più avanti. Una voce in gigante, Karn versa da bere. Kartem. Ah, Kartem. Kartem. Ho fatto un incrocio fra Torn e Kartem. Master, io direi che a questo punto, dato che è passato penso più di un minuto, mano di bigby è andata. Okay. Dal fight, diciamo. Compare. Mm-hmm. Cosa vogliamo fare? Vado a dare un'occhiata. Conosci questo nome? Oh, ok. Qui suppongo ci sia... suppongo ci sia buio, Master. Anzi no, c'è, vedo una lucetta. C'è una torcia. Mi sposto qui e mi affaccio, quel tanto che basta per vedere. Vedi un corridoio lunghissimo che arriva in una stanza illuminata anch'essa. C'è una strada a un certo punto subito sulla destra, ma non vedi granché di quella stanza. Vedi però che in fondo c'è un letto di taglia gigante. Mi sposto in qua, dando un'occhiata sempre alla parete, cioè dalla parete. È una sala completamente vuota e in fondo vedi che il muro è come se ci fosse diciamo un cantiere, per intenderci. Come degli scavi. Esatto, non è stata ancora ampliata, la stanno ampliando. Ok. Vorrei spegnere intanto queste due luci, Master. 1 e 2 con Control Flames. Dopodiché avvicinarmi da questa parte. Le voci le sento sempre? Mm-hmm. Sì, le senti molto forti. Ok. Molto, molto forti in questa stanza. Senti che proprio... Senti anche il suono di qualcosa che viene versato e senti un parlottare in gigante seguito da anche dei colpi come di singhiozzo. Così. È proprio buona questa roba, Kartem. Come fanno a produrla? Ah, non lo so. Ma questa, beh, è la quarta bottiglia? Quarta bottiglia per te? Io sono già a 5. E continuano a bere. Vedi questi due giganti seduti su un letto, belli proprio spaparanzati, con i bottiglioni che se la stanno bevendo qui. Faccio un cenno agli altri di seguire. Benvenuti alla cripta Twitch e grazie dell'abbonamento. Benvenuti. Se buio... No, c'è questa, c'è la luce all'angolo. Ah? C'è la luce nell'angolo. Ce ne sono 3. Non tua. Perdonami, no, perché stava iniziando a sfarfallare pure qua. No. Niente, perdonate. Lascio la calavera qui, sempre diciamo in alto, in modo tale che sia arrasente al soffitto, per non essere troppo evidente. Ok. Vado verso di loro. L'orco ci ha parlato di questi due tizi. Sì. Ho detto che c'erano due giganti delle colline, che erano due giganti delle pietre, che erano molto strani per essere dei giganti delle pietre. Mm-hmm. Sembra che siano quei giganti di cui ci ha parlato quel nano. Mezz'orco, vorrei dire. Quel mezz'orco. Sembra che stiano facendo anche un gran fracasso. E soprattutto questi tizi delle pietre non fanno parte dell'alleanza. Beh, non possiamo saperlo, se sono qui. Sono qui, ma non hanno firmato su quella carta, come quell'altra tipa delle nuvole. Quindi non siamo qui per occuparci di loro, siamo qui per cercare quel nano. Sembrano ubriachi marci, potrebbero sapere qualcosa. E vorresti minacciarli? Gli ubriachi non si minacciano, con gli ubriachi si parla. Allora direi che questo è però più compito vostro. Giusto, Mastro Rauk? Dipende. Noi nani non ci ubriachiamo certo in quel modo. Parte della cultura degli altri popoli, ma sì. Inoltre potremmo forse scoprire qualcosa su questo traditore alla nostra gente. Se loro sono stati a, chiamiamola assemblea, a questo raduno di giganti, forse l'hanno visto, forse sanno anche dirci almeno chi è come specie. Da ubriachi? Beh, possiamo provare. Considera, Isabel, che noi nani, quando ci ubriachiamo, quando beviamo, lo facciamo per ricordare. La nostra memoria funziona meglio. Credete che daranno ascolto a noi, vorranno chiacchierare con noi tranquillamente, o che invece, non so, essendo anche alterati mentalmente, decidessero di attaccarci? In quel caso ci difenderemo, no? Credo che sia uno spreco di risorse inutile se dobbiamo cercare questo nano che chiaramente non è qui. A proposito, Master, mentre loro stanno argomentando, vorrei inspirare profondamente col naso, perché ha detto che stanno bevendo e siccome sono due giganti, suppongo che l'odore arrivi. Che cosa... Sembra essere vino. Ok. Un vino molto molto forte, perché lo sentite anche da lì. Beh, credo che qualunque cosa stiano bevendo o sanno reggerlo molto bene, oppure non credo che riusciremo a cavare molto. A meno che non siate in grado di poter vedere nelle loro menti. Oh, io posso. Allora, ok, datemi. Potremmo sfruttare l'effetto sorpresa e spegnere tutte le torce. Parliamoci. Aspetta. Master, io mi metterò qua un attimo all'angolino. Cercherò giusto di sporgermi per vedere dentro la sala, quindi per vedere queste due persone, e su uno di loro vorrei iniziare a castare Detect Thoughts. Mi fai uno self? Lo casti su di te? Mi fai uno sì, self, però nel senso, ok, targettando uno dei due. aspetta. Bene. Mentre ti sporgi, inizi a pronunciare le tue parole e vedi che loro sono lì che se la sghignazzano mentre stanno bevendo. Vedi che sono lì che si girano e ti guardano. Fanno così. Mi ritraggo subito e intanto finisco di castarlo. E senti che continuano a parlare, a bere, proprio. Senti, l'hai vista? Sì, era una del piccolo popolo. Oh. Senti, continuano a bere. Come se non ne importasse nulla. Ok. Un attimo solo, perché io posso usare questo incantesimo grazie alla mia abilità di telepate. Ok, non quindi manco devi performanti e manco componenti. No, né componenti né slot, quindi ok, no, stavo giusto vedendo se dovevo scalare lo slot. Dunque, se posso, cerco di concentrarmi su questo qua. Okay. E in realtà vorrei iniziare anche a scavare nei suoi pensieri, quindi dovrebbe fare... Yes! Ok, fammi un attimo cercare il mio amico. Deve fare un... Scusa, intelligenza o saggezza? Saggezza. Dico subito. Saggezza. Saggezza, sì. Saggezza. Yes. Ok. Sono molto saggi, cioè, oddio, sono abbastanza saggi, Per essere dei giganti o in generale? No, per i giganti delle pietre sono saggi. Che tu fai questa cosa, lui lì che si gratta la testa, poi continua a bere. Non succede niente. Sei stata vista, Isabella? Sì, ma sembra che non ne abbiano... non ci abbiano fatto troppo caso. Dunque non è andato, non è... L'ha passato. L'ha passato, ok. La CD cos'era? 15, giusto? 15, yes. Al che cammino in avanti. Buonasera signori, ne parlerò in gigante. Ti guardano. Ehi, ne è spuntato un altro. Sì, ho visto, è diverso. Senti che fa proprio uno sbadiglio pesante. L'odore di questo vino ti brucia le narici, da quanto è forte. Ma è uno schiavo? No, non mi sembra uno schiavo, guarda. È armato anche, vestito con quell'armatura. Chi sei, piccolo uomo? Il mio nome è Vormark. Volevo delle informazioni da voi. Un aiuto, se mi potete aiutare. Se abbiamo la possibilità di darti una mano, va bene. Che cosa ti serve? Sono sempre più... sono molto perplesso da questo comportamento. Mi giro per un istante indietro a guardare i miei compagni. Vedendoti che vai avanti, tira fuori il martello, non capisce cosa sta succedendo. Se guardo Vormark che sta tirando il martello, faccio un cenno con la mano. Mi avvicino, esco anche io fuori e mi affianco a Vormark. Quello dietro, quello più lontano della stanza, gli dà un colpetto. Ehi, è quella di prima. Sì, lo riconosco. Un mezzorco che era rinchiuso nelle prigioni ci ha detto che vi distinguete qui dentro. Questo è quello sotto, Ah, sì, ti distinguiamo perché non siamo calmi e pacati e silenziosi come i classici giganti di pietra. Sì. Beh, ci piace la compagnia e bere. fa un, vedi, un sorriso e dà un altro sorso di vino. Ah, ok. Mi chiedevo se sapeste di un nano che era stato rinchiuso qui. Il suo nome è... come si chiamava, Master? Dorn. Tipo Dorn. Dorn. Il suo nome è Dorn. Mai sentito. Mai sentito. No. Cioè sappiamo che hanno preso dei nani. Ma non sappiamo se tra quelli c'è questa persona che dici tu. Non li abbiamo trovati nelle prigioni. Dove sono? Si guardano. Amico, noi da quando siamo arrivati qui, a parte sentire tutta questa storia di un'alleanza e che dovremmo andare dal nostro re a riferirgliela, ci siamo fatti gli affari nostri. Tanto siamo ospiti, possiamo bere finché vogliamo e dormire finché vogliamo. Abbiamo fatto questo praticamente tutto il tempo, ma vedi che annuso un po'. Sento un odore anche da qua di metallo fuso e carbone. Forse qualche parte c'è una forgia. Non sapete. L'avete sentito anche voi, eh? Mm-hmm. Non sapete indicarcelo, allora. Provate nella parte sud. Magari è lì che lo trovate. Nella parte sud. Ma questa alleanza non mi pare ne siate interessati. È corretta la mia deduzione? Noi siamo una razza di giganti abbastanza pacifica. Non ci interessa razziare e distruggere il piccolo popolo. Siete persone a posto. Quindi semplicemente non ve n'è motivo. E inoltre, da quello che sappiamo, non sono stati coinvolti i giganti delle tempeste. Ti immagini, si gira verso il suo amico, ti immagini la faccia di Eraco, di Hecaton, se sapesse una cosa del genere. Oh, sarebbero guai. Guai molto grossi. Ma questa alleanza in cosa consisterebbe? È un'alleanza per schiacciare il piccolo popolo, razziare villaggi, città, insomma fare caos. Almeno loro ci hanno detto questo, per ingrandire i territori dei giganti e riprendersi il nostro posto nel mondo, così l'hanno spacciato. Ma per noi sono solo inutili parole. Noi stiamo bene così e penso che il nostro Signore la pensi nello stesso modo. Signore saggio? Sì, abbastanza. Vedi che poi appoggia questa bottiglia e ne prende un'altra. Così, volete un goccio? Perché no? Mi avvicino. Io intanto non sto capendo niente di quello che hanno detto perché non ho cassato Tonks né niente, quindi vedo il gigante che caccia fuori una bottiglia. No, la prende è ai piedi del letto. Ci sono varie bottiglie, alcune con il tappo e altre senza. Ovviamente per educazione. Bottiglie formato gigante. Sì, molto. Ecco. Sono almeno 1,5 metri, 2 di bottiglie. Belle... Porca boia. Sono alte quanto Vormark praticamente. Sono abbastanza grandi. Non sono convinto ci sia qualcosa a misura mia, ma tiro fuori dalla saccoccia il mio bicchiere di pelle. Lui tappa al tappo e sta vicino, vedi che con usta, diciamo così, con delicatezza ti versa il vino. Quando lo versa senti l'odore veramente molto, molto, molto forte. Fortissimo. Non hai mai sentito un vino così. Attento che è forte, eh? Tu sei piccolino. Sono cresciuto con i nani. Oh, gran popolo quello. Loro sì che ci sanno fare con la creazione di... tutto. Infatti non peraltro ci definiscono... Praticamente siamo i nani del popolo dei giganti. Noi siamo artigiani formidabili. Magari posso far venire gli altri miei compagni, se non è un disturbo. No, no, più siamo meglio è. Qua ci sono bottiglie per tutti. Te, signorina? Senti che... Ah. Vedi che si schiarisce la gola, Isabel. Poi a un certo punto... Senti che parla il comune. Signorina, lei vuole... un goccio? Si è frizzato, però. Triggered. Si è frizzato. Troppo forte. Triggered. Parla. Old monster. Esatto. Dico comunque gli altri. Sì, i miei nuovi amici. Come avete detto vi chiamate? Quello sotto. Io sono Kartem e lui è Onnos. I nostri nuovi amici Kartem e Onnos mi stavano raccontando di questa alleanza e mi hanno offerto da bere. Sarebbe scortese non unirsi a loro. Io mi affaccio un po' dubbioso, però guardo. Ti notano subito, vedi che ti stanno guardando nel momento in cui entri, Rau. Ehi, c'è un nano! Quello dietro. Sì, sono davvero un nano. Quindi è tutto ok. Si guardano, sì? Volete da bere anche voi? Dalle mie parti dicevano che si diceva che si domanda solo agli ammalati. Io guardo Isabel. Allora, scusate ragazzi, perché a me è saltata la connessione un paio di volte, quindi mi sono persa dei pezzi. Comunque bere assieme ai giganti per farci dire cose. Isabella aveva rifiutato quando loro l'avevano offerto, quindi lei semplicemente guarda Rauk, fa le spallucce, va a dire ok. Taccia consente, quindi sì. Io faccio, ma sì, perché no, non è la cosa più stupida che farò oggi. E invece di prendere il bicchiere prendo proprio la ciotola dove mangio, proprio per fare un bel sorso. Si è sentito quello che ho detto, ragazzi? Aspettate un attimo che cambio la linea, perché qua sta saltando. Io mi immagino che è il momento tipo alla Shanks quando va sulla nave di Barba Bianca. Uguale. Lui beve la bottiglia, lui beve il piattino. Sì. Uguale. Esatto, uguale. Vado lì. Allora, lui vedi che... Chi è che beve? Quindi tre? Isabel no. Isabel no. Riversa un goccio molto delicatamente questo vino. Sentite un odore fortissimo, ma veramente tanto forte. Anche tu, Rau, che comunque da nano è pesante. È pesante. Finalmente qualcosa di serio. Allora brindiamo all'indipendenza dei giganti delle pietre. Sì, certo. Alzo il mio corno di pietra lavorato da me. Loro alzano i bottiglioni. All'indipendenza, dunque. E bevono. Loro parlano come se fosse acqua. Ma voi Perfetto. Allora, Felaia e Rauk, se non erro... Allora, te Felaia con il talento che hai, tu hai vantaggio. Anche Rauk hai vantaggio. Tu Vormark tiri normale, mi fate un tiro salvezza su Costituzione. Oh no! È talmente forte da essere veleno. È una roba, ragazzi, che... Rauk lo passa. Vabbè. Al barbaro non fa niente. Mandi giù. Nel momento in cui questo vino scende, anche spalancate gli occhi, sentite, è come quasi mandar giù fuoco liquido. È una cosa tremenda. È buono, però c'è un problema. Tu, Vormark, forse un po' troppo alla sottogamba hai preso questa cosa. Mandi giù. Sì. Inizia a tossire. Vedete che proprio Vormark lo appoggia, mentre voi riuscite a reggere. Classico elf. Vormark non l'ha presa bene. No. Continuano a bere. Certo che non gli era... Vai, scusa. Questo soffio è forte. Datemene un altro. Felaia. No, iniziano a servire. C'è un problema. Vormark, tu sei avvelenato per un'ora. Ti devi considerare avvelenato per un'ora. Yes. Easy. No. Sei abbastanza alzito. Sì, l'ubriachezza è avvelenamento, d'altronde. Quindi. E quindi... Perché adesso? Chi è che ha preso l'iniziativa per questa alleanza? Ci ha contattato Kiev, il re dei giganti delle colline. Ha detto che voleva una riunione qui a casa sua tempo fa. Questa è la seconda. E... è arrivato anche il rappresentante dei giganti del fuoco, il rappresentante dei giganti del gelo, insieme a sua moglie, e nessun altro. Quanto pare loro hanno accettato e hanno sparso la voce tra gli altri giganti. Infatti qui è arrivato il nostro re, Jotvir, che a quanto... che... sappiamo se n'è andato. E una rappresentante dei giganti delle nuvole. Una tipa strana con la maschera. Abbiamo avuto il piacere di conoscerla. Ma... una tipa strana quella. Sì, e ci hanno riferito che... sta parlando in comune adesso, eh? Piccola parentesi. Sì, io pure. Quello che... io pure, se loro parlano in comune, io parlo in comune. Ci hanno riferito che di mezzo c'è qualcuno del piccolo popolo, come lo chiamate voi. L'avete visto? Si guardano. Davvero? Così hanno detto. Non l'avete visto voi? Fanno spallucce. No, abbiamo visto tanti del piccolo popolo. Mezzorchi, ogre. Scusate, orchi, ogre... ma altri no, ma sono tutti schiavi, quindi come si dice che questa persona stia facendo in modo che questa alleanza stia prendendo vita, insomma è probabile, ma cosa ci guadagnerebbe? Anche se è del piccolo popolo vuol dire che la sua vita potrebbe essere in pericolo, non ha senso. E poi mi sembra che c'era anche qualcun altro, quella creatura infame del sottosuolo, l'Infamorian, sì. Fanno una smorfia. L'Infamorian. Famorian. E Famorian Rauk. Quel tipo strano. Quel tipo strano, sì. Ha la lingua affilata quel coso. Si è messo a parlare con la loro matrona tutto il tempo, chissà che piani ha. Non ci piace. È venuto da solo. Guarda te, Isabel. Aveva? Sì, è andato via pure lui. No, meno male. Non dobbiamo più vederlo finché siamo qua. Quindi... e continua a mandare giù dopo qualche colpo di tosse. Quindi... nessuno vi ha detto niente... dell'uomo del piccolo popolo? No. A noi ci hanno detto soltanto di... beh, riferirlo a Jotvir. Il nostro re. L'abbiamo invitato, lui è venuto qui. Dopodiché il nostro compito è finito, ma siamo ancora ospiti, quindi... beh, ci stiamo godendo... diciamo l'ospitalità dei giganti delle colline, per quello che vale. Ma presto ce ne andremo via. Hanno parlato di un dispositivo di trasporto veloce. Si guardano. Quello dietro fa tipo... proprio fa la faccia... quell'altro? Beh, probabilmente... penso che sia quello il che ha permesso ai giganti di spostarsi velocemente, però a lui non ci ha detto nulla. Dovreste provare a guardare nella sala del tesoro di Nosna... non riesco mai a pronunciarla. Nosna Ra. Dove si trova questa sala? La regina di giganti. Dove si trova questa sala del tesoro? In teoria è su questo piano. Oh. In teoria è su questo piano, ma... ho sentito che c'è un modo di entrare dal piano di sopra. Da qui è impossibile. Ok. Non l'abbiamo mai visto. Un passaggio segreto possibile? Potrebbe. Ha parlato però di un loro cane da guardia, un figlio. Han detto che è impazzito. Non lo so. Ha dato di matto ed è impazzito. Quindi questo meccanismo ci potrebbe permettere di risparmiare più di un mese di cammino. Beh, se porta dagli altri due gruppi di giganti, sì. Sono uno sulla schiena del mondo e l'altro... Onnos, dov'è che è l'altro? No, io non l'ho ascoltato. Ah, vedi che l'altro gli fa tipo così. Vi guarda un po' imbarazzato. L'altro non lo sappiamo dov'è. Bene, bene. Bene. Ma intanto voi avete continuato a bere il secondo... Io sì, io il secondo l'ho bevuto. Io sono rimasto al primo. Un altro con vantaggio. Chi beve me ne fa un altro. Vabbè, chi ha vantaggio per talenti o cose razziali me lo fa sempre con vantaggio. I don't give a fuck. Laia manda giù. Mettere da parte in realtà. Ok, Rauk, ok, non bevi. Te Felaia bevi e senti che ti brucia. Ti brucia ancora. È forte. Cavolo, però devo dire che è veramente buono. Sì, i giganti delle colline l'hanno fatto abbastanza bene. Ne hanno una scorta enorme di là. Di là? Dove? Non lontano da qui in realtà. Ma sarà enorme ancora per poco di sto posto. Com'è che si chiama? Guarda la bottiglia. Vedi che te la gira. Non c'ha un nome, ma c'ha un teschio. Non penso che abbiano pensato al nome. Mi piace però il modo in cui ragionate. Bene. Sì, tutto molto bello. Noi toglieremo anche il disturbo in questo momento, magari. Che ne dite, ragazzi? Sì, sì, credo che sia la cosa migliore. Prima che Felaia alzi troppo il tiro. Sì, abbiamo tanta strada. Signorina, lei non beve niente? No, 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 io non bevo. È un'orecchia spuntata anche lei. Fate. Sono femmina, Rauk, te l'ho spiegato un sacco di volte. Comunque, Rauk, tu che comunque ne sai. Scusami Isabel, tu che comunque di queste cose ne sai. Vedi che loro, attaccata al cinturone, hanno un sacco di attrezzi. Alcuni attrezzi sono grandi, altri sono più piccoli, ma molto piccoli per le mani di un gigante. E quindi io mi avvicino proprio allo curioso. Si guarda. Questi? Sì, sì. Cosa sono? Posso vederli? Sì, si stacca la questa tipo borsa che è attaccata al cinturone e te li allunga. Vedi che molti attrezzi sono quelli che hai te. Sono semplicemente diversi per la fattura, diciamo, come la fattura nanica elfica, così per intenderci. Tirerò fuori i miei occhialini per guardarli. Riesci a mettere qualcosa di meno epico, tipo? Ma all'inizio perché è simpatica, poi dopo diventa... all'inizio è strana, poi dopo diventa tutto... Beh, scoprire gli attrezzi è un obiettivo epico. Per Rauk sì. Metto questa che è quella da dungeon, dai. Sono di ottima fattura. Quindi voi siete degli artigiani. Come tutti i giganti delle pietre, amico nano. Ora siete come tutti i nani, solo che non siete nani. E faccio un po' naz. Non ho capito che cosa hai detto. Allora siete un po' come noi nani. Però non siete nani. E mi faccio un po' nazzo, mi faccio proprio grosso. Per dire. Grosso. Il tipo ride. E... Beh... Tutti i giganti devono costruire qualcosa nella loro vita. Tipo, no, io ho costruito questo. E ti tira fuori un martello grande, proprio da gigante, che ha delle rune incise intorno. Con questo posso creare delle gran meraviglie. Vuoi provare? Vuoi vedere? Sì, certo. Davvero potete forgiare qualcosa qui al momento? Più che forgiare... e dare una marcia in più. Quello mi servono gli attrezzi e i materiali, ovviamente. Non posso fare miracoli, ma... Di chi ti guarda... Ti osserva un po'... Ti guarda al corno. Quello... Ha delle particolarità magiche o è un corno normale? La particolarità è che l'ho fatto io! Ed è più che magico, quindi. È di fattura nanica eccezionale, guardate pure. Lo passi? Sì, proprio per farmi vedere. Vedi che lui lo prende tipo così. E gli dico, guardate, imparate anche. Mi vedete un po' strano. Sì, la fattura è buona, ma... Buona e eccezionale. La fattura è eccezionale, ma... La nostra non è da meno. Mastro nano... Tira un colpo di singhiozzo, poi permette una sistematina da colleghi artigiani. Se posso assistere, solo se posso assistere. Lo abbassa le mani, prende questo martello, vedi che fa ting, ting, dà un colpetto e sul lato del corno appare una runa. Una runa. Tu, Rauk, conosci il gigante o no? No. Ok. Appare una runa. E te lo passa. Questa? Oh, lo capirai presto. Io lo guardo. Mi liscio la barba. Comunque l'ho ammirato. È la prima volta che ho potuto guardare l'artigianato gigante. Per me è qualcosa di... Ha dato in questo martello, vedi che ha dato solo delle martellate. Però è apparsa questa runa sul corno. Questo potrebbe darti una mano. Noi lo utilizzavamo quando affrontavamo i draghi. Oh, io pure, vedrai... io pure. I draghi? Mi alzo in piedi. Sì, quelle bestiacce sono i nemici di noi giganti. Sono nemici di tutti. Creature orribili. Mentre in realtà sono più interessato a quella che ha fatto il mio corpo. Mentre guardi il corno, inizia a capire quello che sta facendo, quasi in modo inconscio. E ti condivido questa cosa qua. Dimmi che ne pensi. A lei. La lei ti è arrivata? Quindi che cosa sarebbe? Cosa? Quella... cosa hai fatto? Qualcosa di eccezionale! Ho infuso della magia dei giganti nel suo oggetto. Non posso farlo tante volte, ma questa mi è venuta bene, mastro nano. Mi avvicino anche io per osservare quello che ha fatto, perché quando hanno parlato di magia dei giganti mi interessa. Vedi una runa incisa nel corno di Rauk, che prima non c'era, vedi solo quello. Ti rendi conto? Abbiamo assistito a del vero artigianato gigante. Forse siamo fra le pochissime creature viventi che hanno potuto assistere a qualcosa del genere. Io mi avvicino a lui. Se queste abilità servono per i draghi, saresti in grado di fare qualcosa anche alla mia arma? È di fattura orientale. Ti guarda. Proprio mi schiarisco la voce perché sto ancora abbastanza colpita. Ti guarda l'arma. Questo che... da dove diavolo arriva? Hai mai visto una... che cos'è? Un maglio? Più o meno. Ti osserva, vedi che sembra che ti stia guardando comunque la testa. Questa è buona fattura, si percepisce la magia in essa. Ma apre, vedi che da lì vicino prende il suo zaino e tira fuori un pezzo di ferro molto sottile e vedi che inizia come a piegarlo, a rigirarlo un pochettino, poi ti osserva un po' e torna a lavorare, vedi che dà dei colpi, inizia a girarlo intorno alle dita e quando apre la mano vedi una coroncina. La mette tipo così, ting, ting. Vedi che si illumina per un attimo, la osserva, forse ora dovrebbe andarti, e te la passa. Mi rimetto a posto l'arma e prendo questa coroncina. Per un attimo mi ritrovo un po' che non so cosa fare. Non ho mai ricevuto un oggetto simile. È una coroncina molto, molto elegante. Sì. Più o meno, diciamo. Sì. Cioè, stona un po'. Però... tipo un diadema? È tipo un diadema, sì. Ok. Sì. Me la poggio sulla testa. Non senti assolutamente. Per il momento non senti niente. Oh, questa è... ci vuole un po', ma quando lo capirai magari ti sarà utile. Grazie. Beh, abbiamo lavorato e ora è il tempo di bere. Mi sembra onesto. Mi sembra giusto. Siete dei mastri artigiani. Vi faccio i miei complimenti. Sappiamo il fatto nostro, nano. Quindi, nonostante tutto, si batte il martello, ma con dolcezza. Ho capito. Lo proverò per le mie prossime opere. Direi allora che possiamo iniziare ad andare. Non voglio continuare a... rubare ancora tempo a questa ospitalità. Se volete potete farci compagnia, non siete messi tanto bene. Sembra che vi abbia picchiato. Poi stanno zitti. Ah, immagino che voi qua non siate ospiti. Non esattamente. Se possiamo approfittare per un po' di... questo posto, quest'area sicura, per quanto sicura può essere, ne saremo più che lieti. E nel frattempo faccio arrivare la calavera, la sposto all'imboccatura di questo corridoio, così po' più... ce la facciamo a proseguire. Intanto mi alzo e quasi cado su di te, Isabel. Lo vedi un po' il ticcio? Certo. Prova a proseguire. Vedi proprio che mi scosto un po', come dire, non mi piace il contatto fisico, però poi... A posto. Scusa, stavo per... Sono inciampato. Sì, vieni qui, ragazzo. Io ti prendo. Non so se ti fai portare. Ti vorrei portare su uno dei letti. Mi lascio accompagnare. Non mi aspettavo che non reggessi l'alcol, Vormark. Io ti lancio, cioè immagino che comunque sono letti da gigante. Sì, sono alti un pochettino, non ci arrivate subito. Te Rauk fai un attimo fatica, ma comunque... Ma io voglio lanciare lui sopra. Ah, ok. Ce la farai, lo metterai sì. Su questo letto che non è esattamente la pulizia proprio fatta a letto, ma comunque... Bevi un po' d'acqua, Vormark, per favore. Sì, ma è tutto a posto, è solo... a posto così. 10 minuti e andiamo. Io mi siedo vicino a Kartem proprio, ma non sul letto, per terra. Comunque sì, sappi che quel Fomorian non vi darà più alcun problema. Proprio gli do un colpetto, penso, sul piede. Ok. Lui vi osserva. Ah, quindi non se n'è andato, l'avete ammazzato. Diciamo che gli abbiamo dato, come dire, un invito ad andarsene. Cosa buona e giusta. Cosa buona e giusta. Quella creatura, non lo so, non... Già dal nome si capisce, è infame. Sì, ma aveva qualcosa di oscuro. Non lo so. Lo trattavano inoltre bene per essere una, diciamo, razza inferiore. Cavolo, l'hanno fatto entrare e l'hanno servito quasi come fosse uno di loro. Doveva essere un pezzo grosso, ma oramai è meglio così. Molto meglio così. Se ci prendiamo il nostro tempo, comunque, penso di potervi ripagare per la vostra... Ti guardano incuriositi tutti e due. Però dipende se stiamo facendo davvero un riposo breve o no. Io ve lo concedo un riposo breve qua, sì. Se volete farlo. Sì. Io ho bisogno di recuperare gli slot di quinto, quindi sì. Ok. Tanto a Felaia gli passo questa simpatica cosina qua. Toglietemi un'ultima curiosità, ma i miei compagni hanno detto che i giganti delle colline non sono riconosciuti per la loro intelligenza. So che a voi giustamente non vi importa e vi capisco. Effettivamente neanche io sarei di qui. Ma non vi sembra un po' strano che abbiano organizzato tutto così su due piedi? Sì, abbastanza strano. I giganti delle colline intelligenti. No, sono degli idioti. Per questo che sono in fondo alla categoria tra i giganti più forti. Però sì, beh, se ci venite a dire che c'è qualcuno che sta organizzando dietro tutto, beh, ci crediamo. Sicuramente non è partito da loro. Devo dire che se dovesse succedere qualcosa del genere nella mia terra... sarei alquanto arrabbiata. Loro ti guardano, però un po' incuriositi, ma... Quei vestiti, da dove arrivano? Non sei non sei della Costa della Spada, hai degli indumenti insoliti. Vengo non proprio dall'estremo oriente, ma più o meno, oltre la via dell'oro, dall'altra parte del mare delle stelle, in una terra pianeggiante chiamata Karatur. Si guardano un attimo così. Mai sentita. Vengo da molto lontano, ma non sono così tanto diverso. In più, se c'è da bere e da condividere, sono sempre ben disposta. Ho una compagna di bevute, non capita molto spesso. Beh, quando devi farti strada in un esercito dove persone come me ce ne sono poche, stringere amicizia durante le bevute è il momento migliore. E se sai reggere, ancora meglio. Quello dietro, di gigante, vedi che si avvicina a lui, sussurra qualcosa e Kartem ti guarda. Però ci sembra molto strana una cosa. Hai una pelle strana. Quella parte lì, ti indica una parte del corpo precisa, sembra come delle scaglie. Ci mette un po' di drago. Beh, sarebbe inutile nasconderlo. A quanto pare il mio sangue è stato contaminato. Nella mia terra è una cosa rara, ma può succedere. Sangue contaminato da un drago? Sì. Ma credo che siano molto diversi dai draghi a cui siete abituati in questa parte di mondo. Ci sono dei draghi diversi da quelli che abbiamo qui? Sì. Si può dire che in tempi molto più antichi alcuni di essi abbiano creato la mia terra per poi sparire. Altri dicono addirittura che si siano letteralmente posati creando il suolo, l'acqua e la vita che ci circonda. Mentre racconti, senti quello dietro che fa proprio uno sbadiglio fortissimo. E mentre quell'altro ti osserva. Storie e culture diverse. Sicuramente qui ci sono altre storie, non queste. È un po' stranito, però vedi che almeno Kartem ti sembra ascoltare. Quell'altro è lì che continua a bere. Avete fatto un riposino breve intanto voi? Sì. Yes. Basta, nel mentre che Felaia... Io tiro un dado vita. Io voglio usare Song Rest, che praticamente dona a tutti i miei compagni un D8 gratuito durante il riposo breve. Senza costituzione, solo un D8. Quindi D8. Ok, e poi mi tiro il mio dado vita. Inizia a suonare un po' il suo corno, poi dice, beh, ora al lavoro. Spacca questa mattonella di pietra sotto di lui e incomincia a lavorarci. Puoi tirare tutti i dati di vita che vuoi, Platitude. Sì, mica sì. Solo uno. Uno è un po' poco. Uno è un po' poco, per come stai messo. Esatto. Sì, sì, mi sto facendo un attimo i conti. Okay. 20... Cosa ne pensate quindi degli oggettini? Sono simpatici? Molto simpatici. Che cosa fanno? Sì. Intanto che fate i calcoli e cose. Aspetta un attimo. Lo possono dire loro. Aspetta un secondo che facendo i conti. E stasera ho la testa che non ci riesce, quindi devo fare quella con un ausilio tecnologico chiamato calcolatrice. Ho sparato in chat. Corno del valore da guerra. Se questo corno da guerra in ottone, puoi suonare questo corno con azione bonus. Quando lo fai, se hai la condizione di paura, poni immediatamente fino a quella condizione su te stesso. Hai anche vantaggio ai tiri di salvezza contro la paura fino all'inizio del turno successivo. Figo. Invocare la runa. Quando suoni il corno puoi anche invocare la runa, infondendo nel profondo il richiamo del corno come una magia protettiva che colpisce le creature di tua scelta entro 9 metri da te. Tu e tutte le creature influenzate ottenete un bonus di più 1 al CA fino all'inizio del vostro turno successivo. Ah, carino. Bello. Ma te lo condivido anch'io. La robetta sì, era niente di... È di Bigby questa. Contro la paura. Sì, è di Bigby. Non è un po' too much per essere con raro. Cioè, nel senso, mi sembra assai... Cioè, più una laccia... Più un non comune, più un non... Ah, beh, più una... Spero per un turno. Boh, strana la categorizzazione. Sì, quello della dici, vabbè, più uno, però quello della paura è sbroccato. Molto cioè, lui con l'azione bonus suona, finito. Cioè, il drago ti fa paura, tu, ok, finito. Però su te stesso. Io invece questo. Su te stesso e basta. Quando indossata la corona brilla di una luce pallida, mentre attira la furia di chi le indossa per colpire gli avversari con un feroce terrore. Prima di effettuare un tiro per colpire contro una creatura mentre indossi questa corona, puoi spendere e tirare uno dei tuoi dadi vita non spesi. La creatura subisce danni psichici aggiuntivi pari al numero tirato se colpisce. Cavolo. Invocare la runa. Come azione puoi invocare la runa della corona per lanciare con essa l'incantesimo paura. Ok. Non richiede concentrazione. La raga si avvicina sempre per essere un'incantatrice. Ma penso che abbiamo fatto il riposino. La roba dei dadi vita spesi, la roba dei dadi vita spesi da manuale era quando colpisci puoi decidere, ho detto sto cazzo, perché cioè tu puoi decidere di fare 20 dadi vita di 20 di 12 come danno aggiuntivo, ho detto tu me lo dichiari prima. Ok. Quindi l'ho sistemato perché ho detto se no questo qua fa 40 di 12 di smite tipo al 20, cioè. Sì, poi poi magari con un critico, capito? Cioè, le cose proprio sfuggono di mano. Disinstalli un drago rosso antico con una mazzata anche. No, infatti questo, ma infatti questo oggetto era per me, bellissimo. Hai preso la sbornia. Mi piace. Ma... A quel punto Isabel chiude il grimorio con un colpo secco e si rialza. Allora? Vi metto gli HP temporanei intanto, così ve lo ricordate. Yep. Soltanto un attimo. Finisco di lavorare alle statue e si va. Io ce li ho ancora gli HP, quindi non fare la mia. Gli HP temporanei? Sono stati degli altri due. Ora ce li hai, Isabella, gli HP temporanei? Sì, sì, non li ho, non ho preso danni io, quindi... Ok. Top. Controllate un attimo Vormark, si è ripreso quel giovane? Sì, sì, sono qua. Scendo con un saltello dal letto. Grazie dell'ospitalità e delle informazioni, allora. Figurati, è stato un piacere. Noi... A noi stanno simpatici le persone del piccolo popolo e voi siete la dimostrazione che non ci sbagliamo. Speriamo di incontrarci ancora e nel caso, beh, ti alzano il bottiglione ancora. Sarebbe splendido, potremmo lavorare a qualcosa insieme la prossima volta. Se ci sarà l'occasione, perché no? Ah, un'ultima cosa. Per... Scusa, Raok. Nella stanza qui accanto cosa c'è? Sembra ci sia uno scavo. Ah sì, stanno ampliando la fortezza, ma non c'è assolutamente niente. Beh, allora arrivederci. Arrivederci, state attenti. Grazie ancora. Maestri artigiani questi, però li ho fatti per voi, in poco tempo purtroppo. Io avevo spaccato con la mattonella per lavorare a delle statuette per loro. E gliele mostro. C'è il tizio che sta sbadigliando e mentre c'è il vero mastro che sta lavorando, però l'ho messo ad una forgia. Queste sono per voi. Collegatevi con la pietra e la pietra vi proteggerà. Fa, cioè, vedi che lo guardano e ti fanno un sorriso. Vedi che uno se lo mette tipo in un taschino, l'altro se lo mette nello zaino. Grazie, mastro nano, è un dono molto gradito. Da mastro artigiano a mastro artigiano. Poi mi sporgo, vedo che gli altri stanno uscendo e vado per allungargli la mano per stringergli, ovviamente lui un dito. Sì, lui praticamente vedi che ti allunga il dito e fa così. Ho imparato molto da voi. Mi sono davvero grato. Dai, nano, andiamo. Sto arrivando. Beh, penso che proseguiamo. Vorrei rapidamente, credo, a questo punto. Vorrei dare un'occhiata a questa stanza, se non vi dispiace. Vorrei dare un'occhiata a questa stanza. Tu, Isa, perché non ci volevi parlare? Mi sarei perso della forgiatura. Beh, sai com'è? Quando in questa fortezza qualsiasi cosa si muova vuole ucciderti. Entrando in quella stanza, Vormark, vedi che le due stanze sono completamente vuote, sono pieni di attrezzi sotto forma di tipo badili, picconi, così. E ci sono dei secchi pieni di terra o rocce. C'è una grande sporcizia e ti sembra a tutti gli effetti un cantiere, un luogo di scavo. Dando un'occhiata più attentamente, rimane un luogo di scavo, immagino. Provo a dare un'occhiata ai secchi, c'è semplicemente terra e basta, sì? Sì, terra, rocce, per il resto sporcizia. Vedi dei pezzi di cibo lasciati lì, tipo delle ossa anche. Posso immaginare siano stati gli schiavi a lavorare quel pezzo. Niente di niente. Sporcizia e terra. Magari hanno fatto lavorare quei nani anche qui. Probabile. Andiamo avanti. Se ha trovato la sporcizia probabilmente è lavoro da orchi. I nani scavano in maniera pulita e precisa. Non ne dubito. Non credo che se siano ridotti in schiavitù abbiano purtroppo il tempo di fare le cose per bene. Ha detto di andare a sud, quindi direi di non perdere destra o sinistra tempo. Bella domanda. Prendo una moneta. Non era andato quel ragazzo da questa parte? Sì. È vero, gli orchi sono andati di là, quindi noi penso dovremo proseguire dall'altro lato, in quest'altra direzione. Qui la porta è già aperta. Sono usciti i bugbear da lì. Sì. Ah, ok. Vabbè. Sì, è vero. Comunque, in questa stanza dove vi trovate, wait un attimo. Allora, un attimo solo. Vabbè, è una... sembra essere una caserma. Ci sono diversi tavoli e casse con delle armi comuni. Vedete, dei mazzafrusti così. E per il resto non vedete assolutamente nulla di interessante. Sono delle varie postazioni. L'odore L'odore che si è sentito prima di fucina o comunque di lavoro, qui si sente o no? Si sente un po' nell'aria, comunque è un ambiente chiuso. Ok, quindi è un po' come prima, non è che si è intensificato. Non sembra. Invece in queste due stanze laterali... L'odore? Mm. Allora, non vedi delle brandine a terra, delle brandine comunque sporche, non ben tenute, e anche qua vi sono dei cumuli di sporcizia, dei resti di cibo mangiato e buttato lì, come anche delle ossa. Mi giro verso Pelaia che stava parlando. L'odore dei lavori della fucina c'è ancora, ma non si è intensificato. Vuol dire quindi che siamo ancora dobbiamo lontani. Proseguire. Esatto. Qua c'è un'altra porta. Do un'occhiata a quella che c'è. Sì. Infatti stavo dicendo, laggiù ce n'è un'altra, Warmark. O è chiuso? No, questa sembra... Mi sembra una sala da pranzo, una mensa. Master. Quando Warmark arrivi lì, vedi questo tavolo con sopra delle carte. Mm-hmm. Al centro di esso vedi un cumulo d'oro e vi sono anche delle gemme. In tasco. Mm-hmm. Ok. Allora, riesci a far su una 60ina di monete d'oro. Schifo non fa. E trovi 2 rubini, dal valore di 20 monete d'oro l'uno. Ok. Intanto vedi che dietro le tue spalle c'è la calavera che sta fissando quello che stai facendo. Io molto candidamente... Si... Scusami, vai. No, io dico, metto le cose dentro molto candidamente, senza nascondermi né farlo di fretta. Ok, nessun problema. Poi dopo, mentre tu stai finendo di raccogliere le cose, la calavera guarda le mappe che sono sul tavolo. Mappe? Cioè, c'erano mappe? Carte. No. Le carte. Ah, carte. Ah, ok, avevo capito, carte, cioè nel senso... Sì, effettivamente, potevo... Okay. Non perdonami. Sono carte da gioco, no, tranquilla, colpa mia. Ok, no, posto, allora niente, dopo che ha visto che hai fatto questa cosa, torna indietro. Ritorno, Basta. Mastro? Lancio un rubino. Gli lancio un rubino. Come fanno ad avere delle pietre così qui? Strano. Te l'ho data. Sembra anche di buona presa in mano. Una ventina di monete d'oro a occhio, Rauk. Di buona fattura. L'avranno presa sicuramente. Depredata, eh. Beh, allora cerchiamo di aprire questa porta. Speriamo che sia quella giusta. Piano, mi raccomando. Collaborando, non vi faccio tirare. Aprite la porta che dà su una piccola stanza e dall'altra parte un'altra porta. Io apro per vedere un'altra porta e mi giro proprio. Questa non la aprirò piano. Felaia, per favore. Si vede che qualcuno è appassionato di porte, lo posso capire. Cerchiamo di evitare di fare delle battute così idiote. Forza, apriamo anche questa. Apri questa stanza. Quando la apri, cioè quando apri questa porta, dall'altra parte vedi qui una grata di ferro. Okay. Nella grata, cioè dalla grata, però percepisci, cioè, senti delle voci. Appena sento questo faccio così dietro. Tu, Rauk, queste voci però capisci che sono orchi. È orchesco, ma è un orchesco proprio parlato con una voce grossa, non è un come magari lo se lo parlassi tu. Sento il verso di creature pregevoli. Che siano altri prigioni? Molto probabile, sentendo chi c'è lì dentro. Io praticamente mi appatisco qui sul muro. Credo che Vormark debba andare a controllare. Io darei fin troppo nell'occhio. Vado. C'è luce, Master? Non credo qui. Sì, c'è una torcia. Spengo. Adesso penso che vi metterò la visione a, tipo con il colore un po' grigiastro, così vedete le fonti di luce. Ok, spengo la luce ovviamente come al solito. E quella in fondo. Vormark, che gittata ha Control Flame? 30 piedi. Mi pare o 60 piedi. Oh, yeah. 60 piedi? Sì. Ok. La luce si spegne. Allora, Vormark, tu vedi a destra come una sorta di barricata fatta di rocce. Riesci a vedere oltre, però vedi che è molto alta. Intravedi, è come se fosse proprio fatta per impedire l'accesso. Ok. Almeno a qualcuno di molto probabilmente più grosso di te. Ok. Prima mi porterò da questa parte, piano piano. Vedo luci provenire da questo corridoio. Là in fondo, qui, percepisci una luce molto grande. Vedi un braciere con un falò e diversi bastoni conficcati dentro. E vedi che c'è qualcosa attaccato. Ok. Darei invece un'occhiata su. Capisci che è la stanza dove eravate prima. C'è il corpo del gigante di pietra stecchita. Ah, e allora sì, ci siamo mossi nella stessa direzione. Okay. Senti, parlo. Te lo capisci, Vormark, l'orchesco? Controllo, penso di no. No. Di esotico okay, che conosco solo il Goblin. Non capirai che cosa dicono, però vedi che passando vicino alle sbarre vedi veramente, ma veramente tanti orchi in ognuna delle porte. Sono vestiti di niente. Sono degli schiavi, vedi che ti osservano, incuriositi e perplessi. Sono invisibili. Ah no, è vero, non vedono. Hai ragione, non vedono. Vedi che osservano la luce della calaveira, però. Che sta fluttuando, sopra, sempre rasente al soffitto, in modo tale da non illuminare Vormark direttamente. Infatti mi metto dietro Rauk. Non c'è nulla di particolare. Dal nulla, dico. Cioè non ti si vede qua? No, non mi si vede. Però mi prendo un colpo, faccio un po'. Ti spunto dietro. Non si vede nulla. Faccio uno scatto. Che diavolo. Detesto questo trucco. Sì, comunque ci sono delle creature orribili. Ci sono degli orchi nelle celle, ma nel passaggio del corridoio sembra sbarrato, ma ci si può passare. In fondo invece al corridoio sembra esserci un grosso braciere. Forse questo è il luogo della famosa rivolta. Ma se gli orchi sono ancora imprigionati. E Grorat che fine ha fatto? Già. Probabilmente è andato a parlare con... Non vorrei chiamarli i suoi simili. Sì. Non importa in questo momento. In che direzione vogliamo andare allora? Controlliamo prima oltre i detriti. e mi avvio verso quella parte. Facci strada. Senza troppi problemi comunque riuscirai a passare, dovrai arrampicarti un po', ma passi di là? Yes. Ok, ti sposto di là. Chi vuol passare me lo dica. Vado anch'io. Ok. Pure io arranco con un po' di fatica, mi arrampico sulla barricata. Un po' fisso le creature che sono all'interno probabilmente di queste celle. Ti osservano, ti guardano. Alcuni un po' imbruttiti, altri ti guardano rauc. Li vedi provati, non hanno uno sguardo che di solito ha un orco minaccioso. Alcuni li vedi molto... quasi... sono quelle creature... ad alcuni non interessano... cioè proprio non ti ignorano completamente, altri invece ti osservano incuriositi del vederti fuori, ma altri invece sono più... hanno vari modi, insomma, in cui ti osservano, però percepisci una stanchezza. Sì, non sono affatto le creature che hai visto. Non sei abituato a vedere un orco così. Resto un po', diciamo, catoli. Però poi vedendo che i miei amici avanzano... Ok, ti sposto di là, un attimo che... Ok, metto la calaveira, poi metto anche... Grazie. Infatti volevo chiederti di spostarla. Ma qui in fondo al corridoio c'è una... di qua c'è una luce arancione? No, è il terreno che cambia. Ah, qua? Il terreno che cambia, ok. Dimmi. No, volevo... dicevo... ai miei compagni. Sotto o sopra? Hanno detto a sud, quindi sotto. Fate un percezione. Sì, infatti te lo stavo per chiedere, soprattutto per l'odore. No, 9 ho fatto, non è con vantaggio. 19. Rauk. Rauk, tu a un certo punto percepisci delle voci in orchesco a sud. Non capisco cosa dico. Non lo capisci l'orchesco tu? No, io si parlo l'orchesco. Gli chiedevo di capire. In lontananza, non lo capisci benissimo, però... ci sono quelle creature lì. Cando verso quella direzione. Sembrano confabulare qualcosa, ma non li capisco. Forse in realtà è di qua che ci dovrebbe essere la ribellione, perché questa barricata non sembra fatta dai giganti, forse l'hanno fatta loro. Perché... è ovvio, per quale scopo i giganti dovrebbero fare una cosa simile. Quindi forse non è di qua che dovremmo andare. L'odore di fucina è molto forte, qui di meno. Qui di meno. In effetti anche l'odore di forgia è diminuito. Che il mezz'orco di prima si sia nascosto qui? Probabile. Però a questo punto non mi sembra il caso di mischiarci. Ci hai tirato dentro? E ora vuoi tirarti fuori? Io non ho tirato dentro nessuno, sono loro che hanno deciso di loro spontanea volontà di fare questa cosa. Noi abbiamo un'altra missione. Quello che fanno loro non ci riguarda. Però abbiamo una responsabilità verso quel ragazzo, siamo comunque arpisti. Lui è un mezz'orco, non un orco. Vero? Ma... però... vai, Sabba, scusa. C'è la gente di... dobbiamo prima di tutto assicurarci che la tua gente, Rauk, stia bene, no? Sono molto sorpreso da queste parole. Si sente tagliato, è ovvio. Rauk. Sentite, ragazzi? Ora meglio. Sì, tagliato. Hawk è molto sorpreso da sentire Isabel dire queste parole. Beh, è ovvio che i nani siano più importanti. Non intendevo dire questo. Però non sappiamo ancora qual è il loro stato, mentre gli orchi quantomeno sembrano al sicuro in questo momento. Gli orchi hanno Grorat e ci siamo assicurati di liberarlo per dargli una possibilità, quindi il nostro dovere di arpisti l'abbiamo fatto, ma la nostra missione è un'altra. Possiamo comunque far sì che loro riescano a scappare e al contempo ci creino una distrazione. E allora dovremo tornare indietro e liberare quegli altri. Prima dobbiamo... Piuttosto che perdere tempo qui. Non stiamo perdendo tempo, dobbiamo essere sicuri di non lasciarci dietro nulla. E ricordati che c'è quel passaggio, quel cerchio di teletrasporto, come diamine si chiama. Ma dobbiamo tornare su, però. Questo è quello che dicono loro. Sono molto più saggi di quello che hanno dato a vedere. Se hanno detto così, evidentemente c'è un motivo. Non mi hanno dato l'impressione di essere un pericolo, altrimenti me ne sarei accorta. Quindi cosa si fa? Vale la pena esplorare comunque quest'ala. D'accordo. Come volete voi. Se volete se volete mi muoverò da solo. Potrei essere più rapido e invisibile. Se credi che sia meglio va bene, ma non fare mosse avventate. Non credo che sia meglio, ma credo che voi sarete meno in pericolo. Va bene. Io, Master, mi appoggerò su questo corridoio da cui venivano le voci orchesche e mi appoggerò al muro controllando appunto il corridoio. Tu, Vormark, arrivi là in fondo. E vedo dei trogloditi. Ah, vedi... tanti trogloditi, ma veramente tanti, che sembrano come osservare dalla parte opposta rispetto a loro, quindi alla tua destra, così. Loro stanno al buio loro, giusto? È tutto buio qua. Ok. Tutto buio. Sembrano pronti come a partire. Porca boia. Ma attualmente più sulla difensiva, diciamo, però... Vedi una grossa quantità di trogloditi, ma tanti. E sei abbastanza vicino comunque. Senti parlare una lingua strana alla tua destra. Cioè giù? In giù, per capire, sì, giù. Ok. Mi muoverò molto cautamente in giù. Qua vedo degli orchi invece. Mentre quando arrivi lì è buio, anche se in lontananza ti pare di vedere da dietro l'angolo delle luci. Nel buio più totale però senti un rumore. Un rumore di zampette molto vicine a te. Guardi attorno, ma non c'è assolutamente nulla. Te lo senti proprio qua. Infatti ti viene da girarti. Ma non vedi nulla. Ok. Scatto un attimo. Mi guardo attorno e non vedendo niente, comunque proseguo, mi scrollo la testa. Vedi subito degli orchi, vedi la vostra vecchia conoscenza che sta parlando una lingua che non comprende. Ok. Grorat si gira. Chi è? Sono Vormark. L'elfo oscuro di prima. Oh. Ciao Vormark, ma dove sei? Accendo luci danzanti attorno a me. Oh, eri invisibile. Appena entri, vedi questo grosso gruppo di orchi. Mm-hmm. Alcuni hanno delle armi, altri invece li vedi stesi, feriti. Altri si stanno prendendo cura di loro. Ecco la ribellione di cui vi parlavo. Questi poveretti, se si può dire così, si stanno preparando alla fuga. Ho visto un esercito di trogloditi appena più su. Creature sì, del sottosuolo. Queste sono i loro corridoi, la loro tana. Non sembrano ostili per il momento, ma gli ho suggerito di andarsene via il prima possibile. Dopotutto questa è casa loro e sono loro che la stanno occupando. Questa notte ci sarà una rivolta. Sfrutteremo il momento in cui i giganti dormono e... beh, cercheremo di fuggire e ucciderli tutti. O almeno fuggire. Questa notte. Sono stanchi di stare qui. Ci libereranno anche quelli imprigionati. Potremmo anche darvi una mano. Ma noi dovremmo trovare le stanze della regina. Beh, ci sarà molto caos questa notte, quindi vi consiglio di farlo prima. Ovviamente non è detto che la rivolta vada a buon fine, ma sicuramente molti riusciranno a scappare nel caos. Non sono rimasti molti giganti sopra. Avete controllato tutte le stanze? Non tutte le stanze. Ma tra quelli che abbiamo fatto fuori... e tra quelli che sono andati non credo ne rimangano a sufficienza, e se riusciste ad accaparrarvi l'amicizia anche dei trogloditi potrebbe essere positivo. Quello è difficile. Vedi che si sistema gli occhiali. Non ho ancora... intanto faccio rivedere Grorat per chi non sapesse. Il dragonico non lo conosco ancora molto bene, quindi così è impossibile andare a parlare con loro, ma loro non vedo il motivo per cui dovrebbero aiutarci. Dopotutto qui i giganti non possono arrivare, loro se la vivono bene, immagino. Dubito ci aiuteranno. Creature del sottosuolo. D'accordo. Ci dirigeremo verso la forgia adesso. Ah, se vuoi ti posso dire dov'è. Dove? Sei arrivato qui passando dalla barricata, giusto? Sì. Dalla parte opposta rispetto alla barricata c'è un grande falò con due giganti delle colline di guardia che... beh, stanno mangiando gli schiavi che non ce l'hanno fatta. Prima di quella via ce n'è una a sinistra. Sì. È lì la forgia. D'accordo. Grazie di tutto e in bocca al lupo. Crepi, se tutto andrà bene magari ci rivedremo fuori da qui. Chi lo sa? Grazie ancora per avermi tirato fuori. Nessun problema. Mi allontano nuovamente. Ok. Seguirà il corridoio e... Le luci danzanti sono ancora attive. Ritorno dei miei compagni e gli riporto quello che ho visto e quello che ho sentito questa notte. Beh, se hanno bisogno di una mano, io so parlare la lingua dei draghi. Non hanno... Quelle creature non hanno motivo di andarsene da qui. È una causa persa. E come dice il nome stesso, sono e rimangono trogloditi. Sei mutata, là. Avevo indicato di essere mutata. Concentriamo le nostre energie su quello che possiamo fare. Dunque andiamo dove ci ha indicato Grorat. Sì, la prima sulla sinistra. Torniamo indietro allora. Yes. Okay, vi porto, metto la calavera qui e vi sposto tutti di qua. Thank you. Quindi non ha ancora avuto modo di liberare questi altri. Penso che aspetti il momento giusto. Di qua a sinistra. Quindi a parte Vormark, chi è che parla al gigante? Nessuno mi sa. Nessuno? Ok. Ma tu Vormark, mentre ti avvicini, senti proprio davanti a te, dal falò. Tu basta mangiare cosce di orco, resto mie, tu già mangiate. E vedi che una grossa mano prende, tira fuori dal falò questa sbarra di ferro con quella che vedi essere una gamba infilzata, più di una in realtà, e vedi che sparisce dietro l'angolo. Vogliamo liberarci di loro adesso o dopo? Potrebbero chiuderci da dietro. Sono solo due. Beh, se non ce ne sono altri, potremmo liberarcene adesso. L'unica cosa, Felaia, molto importante, è che troviamo il modo di capovolgere quel braciere. È capovolgibile, Master. È grandissimo. Sì. Con un buon tiro, ma le braccia continuerebbero ad ardere. Comunque. Un attimo. Vabbè, è ribaltarlo, è tutto fuori. Mm. È copputo, sì, quello si può ribaltare. Sì, sì, questo. Un buon tiro, sì. Però certe braccia potrebbero comunque creare della luce, anche se è ribaltato. Sì. Aspettate un secondo. Sentite molto l'odore adesso di bruciato, di fumo. Lo sentite molto. Prima di andare, posso creare un'esplosione per colpirli entrambi. Dovremmo prima avvicinarci, oppure sfruttare il corridoio per affrontarli uno alla volta. Mi ricordi, Master, se questi tirano le rocce comunque? Sì, sì. Però comunque, comunque sono piccoli per passare dal corridoio, diciamo, avrebbero difficoltà sia a tirare le rocce. Sì. Boh. Non è il caso di avvicinarsi, posso mandare avanti la calavera. Se noi ci mettiamo dove è adesso la calavera, avremmo possibilità di affrontarli uno per volta in uno spazio per loro troppo stretto. Allora, un momento, prima fatemi fare questa cosa e poi avanziamo, perché potrebbe essere pericoloso. Ok. Io spengo le Dancing Light e me ne sto qui nell'ombra, Master. In pratica vorrei castare palla di fuoco al centro della stanza. Prima tu sei dalla calavera? Sì, allora vorrei vorrei castare pala di fuoco centrato sul braciere. Ok, lo fai di base o non... Ok. Non no, lo detto. Faccio attraverso la calavera. Va bene. Perché ho mandato lei avanti apposta proprio per evitare di muovermi, di fare rumore inutilmente. Guarda, quindi... io te lo dico lo stesso perché comunque lo vedi, non è una cosa molto nascosta. Vedi che nella stanza, a fianco a uno dei giganti, c'è una gabbia. E dentro la gabbia sembra esserci una piccola orchessa. Boy, wait. No. Aspetta, perché la calavera, come dire... Non mi hai detto che... Cioè, tu non mi hai detto che entravi e guardavi, tu mi hai detto che la spari, però la vedi. Visto che guardi dalla calavera, immagino, lo vedi. Io te l'ho detto. Aspetta un attimo, perché ho mandato la calavera avanti apposta per avere una visione del... ma anche loro la vedono, quindi mi devi dire che cosa vuoi fare subito. Perché non la calavera. Sono parte l'iniziativa. Vabbè, lanciano un po' spostata, che ti prega. In modo che non prendi la gabbia. Che problema c'è? Aspetta un attimo, fammi vedere il range, perché... C'è, il range c'è. Non è che c'è la pausa tattica, la Dragon Age. Il range è a 20... Come diamine si mette la visuale tattica? 50 feet, ragazzi, è 150 feet. No, 150. È 20 feet radius. Sì, 150 feet di range. Di range, non di radius. Ah, range, ok, radius, quindi... Quanto è? L'eruzione vulcanica, non la parola. 20 piedi. 20 piedi, quindi... 4 caselle. Fai mezzi quanto sono. Ok, allora... Non so perché a me non lo fa fare. Prendere entrambi, però. Ok, così prendo... Ok. Questi sono 5 quadretti. La madonna. Ok, così li prendo entrambi? Sì, secondo me sì. Ok. A quanto pare sì. Va bene. E allora, vamonos. Però prima di qualsiasi cosa. Wait. Perché la calavera, l'hai detto, cioè si vede. Non è invisibile, si vede. Quindi prima di qualsiasi cosa, vediamo se loro, nel loro gustarsi questa buonissima carne di orco, la notano. Vai. Sono troppo stupidi, ok? Troppo critico. Perfetto, vai. Bruciata. Grazie. Ok. Boom! Vediamo sti maestri in destrezza. Allora, c'è uno che ha fatto 1 e uno che ha fatto 0. Ah, perfetto. Bellissimo, si beccano 20... Anzi, no, scusami, se ha fatto 1 se becca il doppio... No, si becca il doppio. No, questa regola, se qualcuno la usa, non sono io. Okay. Se qualcuno la usa è da denunciare. Va bene, no, sì. No, okay. Lasciamo stare. Ok. Boom. Vedete semplicemente questa piccola calavera che da un certo punto parte una palla di fuoco che deflagra nella stanza. Sentite urla e vedi che i giganti appaiono praticamente dalla scena con le armi, guardando la calavera e poi notando anche voi. Signori belli, mi tirate iniziativa. It's time. Ah, però io mi sono messa proprio in un punto di merda. Vabbè, sì, un po'. Che vuoi che succeda? Ma uno è stato anche abbastanza veloce. Cliccate sul token, mi raccomando. Io spero. Avete cliccato sul token. Oh, Rauxi, Felaiasi, tu sì, Vormark sì, perfetto. Ordine decrescente. Tirato una bruttissima iniziativa. Agisce per primo un gigante. Evviva! Sì! Questo qua arriva, vi guarda, mette la mano nel suo zaino e prende questa roccia tipo bowling, la lancia. Allora, Rauk, iniziamo da te. Dov'è sta roccia? Ah. Ok, Rauk, vedi che questa enorme roccia arriva. Riusciresti a schivarla, ma ti rendi conto che dietro c'è Isabel. Decidi di rimanere lì. La roccia ti colpisce in pieno, sono 18 danni. Dopodiché questo gigante vedi che si sposta leggermente e fa cenno all'altro. E tocca a Vormark. I tattici pure devono fare. Allora, non passano sti poveri cristi, cioè un minimo. Una tattica c'hanno, lancia la pietra. Trovi sti borbandati. Questa è casa loro, un minimo si sapranno muovere qua. Mi sposterò qui e rapidamente marchio del cacciatore. Tirerò, comincerò a tirare con l'arco. Vai. Allora, questo è il... dovrei essere invisibile con vantaggio. Allora considera questa, la luce arriva anche nel corridoio. Ok. Tu sei dietro, ma nel momento in cui ti sporgi comunque okay, non sei nascosto. Sì, 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 sì. Quindi, ok. No, volevo capire dove avevo... dove c'è la luce. La luce illumina proprio la striscia di corridoio. Quindi se tu da lì volessi colpire tipo uno che è magari proprio sotto di te, cioè lui non ti vede, però per colpire lui dovresti a prescindere sporgerti un po', a meno certo, che tu non certo. lo veda. Certo, sì, sì, io idealmente colpisco da qui, ok? Io voglio sapere fino a dove arriva la luce del braciere. Allora, la luce del braciere... perché non lo capisco. Fammi un po' vedere qua. Dove dovrebbe essere colore luce, guarda, ci metto un grigino. Non si vede un cazzo. Aspetta, non si vede niente. Non si vede niente, come mai non si vede niente? Metto un giallo schifo. A me non si vede. Ma illumina solo lì. Allora, aspetta. Devo vedere quant'è la gittata di sta luce. Metti un tokenino, metti un tokenino. Metti un tokenino, io il giallo lo vedo pure. Però lo vedo fino a Isabel fino a Isabel, okay, a Isabel in Dim Light gli arriva. Ok. Sì. Quindi dalla Dim Light dovrei... quindi io sono in Dim Light. Sì. Quindi nella Dim Light dovrei avere vantaggio a colpire. Non sono invisibile però. Ok. Okay. Era con vantaggio. Ok, era giusto per chiedere. Allora sono 1. Colpito? Il marchio devo fare. Il marchio 1. 2. Ok. Ok. E il terzo attacco che è il Dread Ambusher. Che sono... sì, 3 più il D8. Perché mi ha tirato sempre? Vale. Ah, sempre 1, va bene. Okay. Dopodiché ho tirato queste frecce in rapida successione. Mi sposto qui dentro. Ok. Pelaia. Ok. Io, giustamente, entro in ira. Anzi, mi sposto qui se possibile. E ok. Dai. Corro fino a qui. Allora aspetta, da qui ce l'ho in corpo a corpo, no? Perché sì, ho l'angolo, ma è corpo a corpo. È considerato corpo a corpo? Ok, allora no. È nella tua area di minaccia e lui è nella tua. Ok, allora no, allora se è corpo a corpo mi metto qui entrando in ira e colpisco questo gigante non in reckless con 2 attacchi di coda consecutivi. Sì. Vado col primo. Primo colpo fa vedere che questo qua è diverso. Miss. Ok. Giro prende 18. A sto giro okay. prende 13 danni. Perfetto. Okay. Allora faccio 13 danni. E poi faccio no, rimango qui. Ok. Arrivi. Dai questi 2 rapidi colpi di coda. Il primo non è abbastanza lungo per colpirlo. Il secondo invece lo colpisci sul ginocchio. Vedi che glielo sposti. Lui ti fa un ringhio e estrae il suo albero, per così dire. Avanti. Rauk si sposterà. arriva fin qui. Io comunque li vedo, Master, anche se sono. Li vedi? Io vedo la pancia. Non li vedi? Vedi la buzza, sì. Lo vedi? E così tu sei il classico tipo che lancia il sasso e poi si nasconde. Fatti vedere, codardo! E questo è un vicious mockery, ma... Ok. Vai. Vicious mockery. Vediamo se è saggio. No. Fallisce miseramente. E allora sono 9 danni psichici. Ok. Ah, ok. E svantaggio al primo tiro per colpirsi? Sì, sì. Okay. Io invece non mi nascondo affatto. E vedi, con il mio corno casterò arma spirituale dove è lui e lo picchierò. Mi sembra giusto, vai. Minchia. Porca. Mi sembra proprio giusto. Quanto hai fatto? Esatto. Okay. 24. Penso di averlo preso. Lui, mentre si porta la mano alla testa, senti Vormar, dolore. Questo martello lo colpisce sul petto. Lui, dolore. Ancora più dolore. Di martello. A combattere. No, è un altro quello. Ok. Isabel. Allora, che fare? Quante decisioni da prendere. Tu sei là dietro, ok, perfetto. Aspettate, faccio un po' più avanti. Adesso qua 1, 2, 3, 4. Da qua... No, però da qua io non lo riesco a castare. Come Isabel lo dovrei castare per forza come Calavera, perché non li vedo. A meno che non prenda una traiettoria balisticamente impossibile. Se tu ti metti qua lo vedi. Ok, allora vabbè, mi metto di qua e vorrei targettare questo. Sì. Ok. Cosa? Dica, vorrei targettare questo con... Che c'è? Niente. Che succede? No, che no. Gioca. Okay. Niente. Non ho detto niente. Mi sentivo... Perdonami. No, perché stavi laggando e ci siamo sentiti in ritardo. Ah, ok. Va bene, a posto. Allora, casto Tasha's Mind Whip. Mi devi fare un tiro saggezza su... Saggezza, che c'è? Descrivila. Che appena detto taci ho detto subito. Opa. Descrivi cosa fai. Allora, aspetta un attimo. Tasha's Mind Whip. Mi devi fare un tiro su saggezza su intelligenza. Descrivimi l'incantesimo. È questo che voglio sapere. Come lo no! Cosa vedono loro? Pensavo di averlo già descritto un'altra volta. Beh, comunque, no, niente. Vedono l'immagine di questa donna con i capelli lunghi neri, come se avesse la veste bianca e i capelli completamente bagnati, che lancia un urlo che voi altri non sentite, ma che invece il target dell'incantesimo sente benissimo. E quindi devi fare questo tiro di intelligenza. L'ho fatto. Lui, vedi che fa tipo così, indietreggia un attimo, poi... Ma perché non passa mai? Perché ce la fa sempre? Allora, cara mia, la CD15, non ci ok che loro sono schemi in culo. La CD15, ok che bassina. Cioè, ok che... vabbè. Loro sono in culo, però un po' bassina, capito? Capito, però, porca puttana, non passa mai! I dadi sono romantici. No, ragazzi, cioè, io tutte le volte che ho usato questo incantesimo, mai una volta che sia passato. Allora, ogni volta che casto io palla di fuoco me lo passano sempre. Anche quando ho giocato il mago in sta storia me l'hanno sempre passato. Quindi ci sta dicendo che i maghi hanno un incantesimo cursed nella loro lista. Cursato, sì. Sempre cursato. Comunque subisce metà danno. Sì. Ok. Vedi che comunque solo che non soffre gli effetti secondari. Si tocca la testa comunque un po', ma non come pensavi sarebbe successo. Ok, faccio un altro passettino ancora più indietro fine... No, aspetta, mi sa che ho finito il mio movimento, che ero un nonno, ma non l'ho finito, che un passettino indietro posso fare e passo il turno. Questo qua fa un passo avanti, estraendo anche lui la sua, il suo albero mazza, e attacca Felaia. Con la normale. Great Club, sì sì. Ok. Sei in ira, giusto? Yes. Ok. L'albero scende. Ti colpisce in pieno sulla testa. Sono 8 danni. Dopodiché arriva il secondo. Ti colpisce. Tu hai 14. Ok, ti siete a voglia. Difficilmente vi mancano. Ti mancheranno comunque per aia. Sono altri 8 danni. Scala lì dai punti. Ti tolgo i punti ferita temporanei, perché sono quelli che ti vanno giù prima. Ok, sì, ho perso solo un HP, cioè i punti ferita temporanei... Sì, ma non ho fatto 16 danni in totale. Sostanzialmente sì. Quest'altro vede il martello. Un attimo. Oh no, vede il martello. Il martello, Rauk, che vedi che prova a dargli un colpo con la mazza. Il martello viene trapassato. Rimane un attimo perplesso, dopodiché si gira verso Felaia e prova a colpire lei. Ok, provo a pararlo con la coda. Ha fatto un 26. Allora no. Non ci arrivo. Questo è grossino, subisci 10 danni. Ok. Cavormark. Te lo dico già dimezzati. Mi sposterò. E di nuovo non farò altro che colpire. Ok. Ho 35 io, di 10 metri e mezzo di movimento. Ok. Questo è il primo. Sempre su quello... Giusto? Quello col marchio, sempre. Okay. Quindi questo qua. 12, 20, 21, ok. Dopodiché, nuovamente, mi ritiro. Passo il turno. Ok. Come lo vedo questo davanti a me? Quello sotto o quello sopra? Proprio quello che c'ha davanti, quindi questo, perché quell'altro c'era un po' più... È abbastanza ferito, vedi che ha delle frecce, ha molte frecce conficcate addosso. Ok, a quel punto vado in reckless e provo a colpirlo. Vai. Urlo ancora più forte. Vado col primo attacco. Devo tirare un dado in più. Questo è proprio di prepotenza. Quindi sono 19, 22, 26 danni. Descrivi, è morto. No, altri... Oh, perfetto. Okay. Eh sì, col brutal critical ne tiro uno in più, no? Giusto? Sì. Niente, allora lo vedo che mi ha colpito. Il colpo in testa. Faccio... Questo è un vero colpo in testa. Lo carico con la coda. Gli perforo il ginocchio. Lui si abbassa. Mi arrampico, do un salto e gli do una randellata in testa spaccandogliela. Questo è un colpo in testa. La testa si apre. Il gigante cade per terra. Sentite un grosso tonfo. Voi che siete nel corridoio. E poi tiro un colpo di coda a quell'altro. Ok. Gli faccio colpito, sì, 11 danni e gli inietto la furia. Deve fare un tiro salvezza su saggezza. CD 15. Fallisce. Ok, ti tiro i danni psichici. Fallito di poco però, peccato. 7 danni psichici. Ok. Subisci dalla mia ira. E che cosa fa? Cosa deve fare? Niente, io posso scegliere di far fare o i danni psichici o far attaccare una creatura che ha a fianco, so che non ne ha, non posso. Dopo questo colpo la coda ti passa a fianco, gli trafiggi la gamba, vedi che la ferita sì, è presente, ma lui si tocca la testa, non si tocca la gamba. Stringe i denti. Rauk, miss. No. Miss. Sei fortunato che quello sia solo un martello, un ricordo. Se fosse stata la vera Oridia ti avrebbe già massacrato. Veditela con me, ragazzone. Gli vado proprio di fronte e mi metto in dodge, master. Ok. Isabel. Allora, mi faccio avanti. 1, 2, 3, 4. Lo vedo il ragazzone? Sì, lo vedo. E andiamo, vabbè, con qualcosa molto easy. Magic Missile. Vamonos. Ok, sono... Di che livello lo tiri? Cosa? Di che livello lo tiri? No, di primo. Vai, ah, non ne hai altri due? Sì, sì, ne dovrebbe sparare di più. Sì, sono, aspetta, quanti? 3, ok, 1. È 1, 2, è 1, 3. Ok. I missili impattano, ma il gigante ancora si regge in piedi, ma è molto ferito. Hai finito? No, volevo farmi un pochettino più indietro. 1, aspetta, quanti erano? 1, 2, 3, 4 e altri 2 indietro. Così non sono proprio nel range di tiro del... Ok. Stronzo. Questo, con la mazza, proverà a colpirti, Rauk, con svantaggio. Ok. Il primo colpo prova a colpirti, ma uno scatto laterale l'albero sbatte a terra, dopodiché lo rialza e prova a colpirti ancora. Ma a sto giro ti colpisce comunque. Azz. E sono 19 danni, Rauk. Sono grossini questi comunque. Vormak, e questi sono quelli delle colline, ripeto. Sì. Scattino avanti. Scomodi. E approfittando della spalla di Felaia, scarico 2 frecce. Se non prima spostare il mio marchio del cacciatore. 1 e 2. Sufficiente. Altri 2 colpi. Il gigante vedi che barcolla un attimo, dopodiché cade, sbattendo la testa sul braciere che quasi si ribalta. Siete stati bravi. Dopodiché tutto sembra essersi calmato, almeno per il momento. Tutta bene. Massa e niente sostanza. Vediamo cosa c'è qua dentro. La sostanza l'ho sentita, ve lo posso assicurare. Rauk, tutto bene? Sì. Ce ne vuole per buttarmi giù. Tu stai bene, vero Isabel? Sì. Allora, in questa stanza vedete appunto questo grande falò con delle sbarre di ferro con attaccate diverse parti dei corpi. Mi fate però un indagare, se volete guardare più attentamente. Assolutamente sì. C'è qualcosa di carino qua, ma... In arrivo. Dove sta? Investigation. Rauca sente ancora il tiro di albero in testa. Isabel, proprio quello a cui cammini a fianco, quello che ha la testa spaccata, noti che per terra intravedi questa grossa collana che è un po' sporca di sangue. Aspetta, fammi vedere. Ok, non ce l'ho, vabbè, come non detto. Niente, allora con molta cautela afferro, se posso afferro la collana, cerco di tirarla via. Se non si stacca, io ho un coltellino appresso, quindi la taglio con quello. Ti ritrovi in mano una... dov'era? Una catena d'oro con incastonato un opale rosso. Pulendolo un po' dal sangue, vedi che comunque può valere almeno 500 monete d'oro. Uff. Uff. Sì. Questa è la pagnotta. Ok. La pagnotta buona. Quindi è collana buona. Con opale. Sì. Vale. Da 500 MO. Bello, bello. Beh, la guardo. Questa vale un bel po', direi. Almeno da quello che di solito dici tu, Rauk, e te la faccio vedere. Anzi, in realtà te la passo proprio. Io ho anche competenza negli strumenti da gioielliere, master. Direi proprio che non è affatto male, non è nanica. Però potrebbe valere intorno ai 500, le 500 monete d'oro. Le prossime spese della casa sono coperte. Meno male, dobbiamo ancora rifare il tetto. Mm. Sì, con l'ultima gelata le tegole si sono tutte ingolfate. E devo anche cambiarmi il letto, visto che l'ultima volta l'ho congelato. Avevi detto che c'era un'orchessa rinchiusa? Sì, c'è una piccola orchessa, una bambina in questa gabbia qua sotto a sud. È vestita di stracci ed è lì che trema. Mi avvicino, prendo e con la scimitarra, quella magica, do proprio un colpo al lucchetto. Ok, senza problemi il lucchetto salta via. Lei rimane chiusa tipo in posizione fetale, che si stringe le gambe e vi guarda così. Vi guarda così. Qualcuno parla la tua lingua? No. Io mi mordo le labbra, do un'occhiata al martello che è impugnato da una nanna che mi guarda con sguardo severo. Poi io spengo l'incantesimo. Proviamo con i gesti. Provo a fare la faccia più sorridente che riesco a fare ed allungo piano e leggermente la mano verso di lei. Però non oltrepasso troppo l'entrata della gabbia. Faccio in modo di lasciarle spazio. Io parlerò in orchesco. La ragazza grande non ti farà del male. Ti guarda Rauk nel momento in cui parli la sua lingua. Mi fai un persuasione, Rauk. Te felaia molto lentamente, vedi che allunga la mano verso di te e se la fa prendere. Ok, la accompagnerò fuori dolcemente e poi con l'altra mano le strofinerò un po' la testa. È bella, è una signorina, cioè è comunque bella grossettina per essere una bambina. Sì, sì. Dovremmo riaccompagnarla da Grorat. Sì. Per quanto quelli della sua razza non mi piacciono, non meritano neanche loro di stare qui dentro. E non meritano sicuramente di essere mangiati. Meriterebbero solo di essere... però, mentre dico questo guardo i giganti. Quelli meriterebbero solo di essere uccisi tutti qui. Ma adesso riportiamola indietro. Dagli qualcosa da mangiare, Felaio. Probabilmente è affamata. Hai ragione, sì. Prendo qualcosa... prendo un po'... qualche pezzo da una delle mie razioni e gliela porgo dolcemente. Non vorrei fare scatti troppo bruschi e spaventarla. Mentre gli dai da mangiare, vedete che lei sta guardando il bracciere. Mi metto davanti a lei, tra lei e il braciere. Esattamente davanti. Te la imbraccio, no? Sì, sì, quindi mi sposto di spalle, sentendo le mie spalle, e gli porgo da mangiare. Le porgo da mangiare. Guarda il cibo, ma vedi che non lo accetta. continua a guardare con un volto abbastanza consolato il bracciere. Beh, io le parlerò di nuovo in orchesco. Se allora vuoi... io... sì. Intanto mi allontano e la stringo mentre lui le parla. E vuoi fargli vedere a quei mostri? Ti serviranno le forze. Accetta il cibo. Lo prende, vedi che molto lentamente inizia a mangiare. Io intanto mi allontano, così la tengo distante. Io seguo Felaia. Quindi andrete la strada a ritroso? Sì, assolutamente sì. Sì. Ok. Allora, la riaccompagniamo. Avvicinatevi che vi sposto direttamente là. Ok. Da Antonio. Ma ci dobbiamo spostare vicino alle... Quindi, basta che state fermi e vi avvicinate. Io vi sposto, non... Ah, ok. Sì. Mettiamo tutti quanti in gruppo qua vicino. Vabbè, alla cosa. Mettiamoci qua. Infatti è per quello che l'ho chiesto, ho detto ma serviva arrivare fino a lì o... Vi sposterò qua sotto da Tony. Vedete tutti... Da Tony. Vedete tutti questo grosso gruppo di orchi, alcuni feriti, altri come se fossero quasi sul piede di guerra. E Grorat vi guarda, vi saluta. Alla fine siete venuti tutti. Questo è il gruppo di cui probabilmente voi avete sentito parlare, la ribellione, ecco, contro i giganti. E quella bambina? L'abbiamo trovata dove c'era il braciere, non siamo ancora andati nella forgia. Avete fatto bene. Lui si avvicina, inizia a parlare in orchesco, tu Rauk capisci. Tu, piccola, guarda qua, magari ci sono i tuoi genitori. La bambina rimane aggrappata a te, Felaia, e fa così. Dove avete detto che l'avete trovata? Non penso che i suoi genitori siano vivi. C'erano due giganti che stavano... mangiando. Appoggiala vicino a... ti indica a sud. Vedi Isabel che non... sembra che non ti voglia ascoltare. Appoggiala lì magari. Sì, no, okay. Mi interrompo nel momento in cui lui distoglie lo sguardo e dice a Felaia questa cosa. Chiudo, non dico più nulla. In comune loro saranno anche dei mostri, sono una razza molto violenta, ma questi giganti delle colline forse sono anche peggio. Ognuno il suo. Grazie comunque per averla salvata, non eravate costretti. A dei bambini dovrebbe essere risparmiato di assistere a queste cose. Di qualunque razza. Già. Assolutamente sì. Sono d'accordo. Ora cosa farete? Andremo alla forgia, presumo. E dopodiché aspetteremo questa notte. Sia. Guarda il gruppo di orchi. Ce ne sono ancora molti da liberare, ma se riusciamo a ottenere anche il loro supporto, beh, saremo un bel numero. Forse riusciremo a portare a casa la pelle. Ho visto delle altre celle. Master, lì sopra a nord, diciamo, della stanza del braciere. Erano tutte celle quelle 4 porte, sì? Ho visto... Tre porte erano. Ok, ho visto tutte le celle. Adesso che questo piano è libero, potete tranquillamente liberarli. Nessun gigante vi darà fastidio. C'è anche la caserma dove c'erano quegli orribili bugbear. Esatto. C'erano delle armi lì. Faranno comodo. Magari andrò a prenderle io, sono abbastanza silenzioso quando voglio. Sono parecchie, fatti aiutare. Non andare da solo. Va bene. E con voi che ultimate i preparativi, vi preparate per andare a cercare Dorn, direi che ci possiamo fermare. Ci vediamo alla prossima sessione, no? Yes. E mezzo spaccate. Perfetto. Yes. Allora io siamo stati posto in chatting. Perfettissimo. Eccoci nel qua. Chatting? Nel chatting, che non è nel chilling. Speravo di andare alla forgia. C'eravamo quasi. Andato dagli orchi. Prossima sessione c'è il finale del primo arco delle colline. E del probabilmente del primo atto. Poi oddio. Sì, direi che sì. Possiamo tranquillamente iniziare il secondo con... Mi dovrò preparare un attimo una cosa narrativa, perché c'è un po' di... È un po' un casino, ecco. Perché ma tipo? Non è un problema. Perché ovviamente non intendo gestire tipo 70 orchi insieme a voi in un turn order per andare su a massacrare i giganti. Quindi ci sarà una mega una battaglia, teatro della mente e tutte cose. Battaglia campale. Battaglia campale, esercito di orchi e contro giganti. Contro i giganti. Noi contro i giganti. Col titolo. Infatti quando prima hai detto contro i giganti, in narrazione ho detto il titolo, eccolo. Io pure. L'abbiamo detto. Titolone, Wizard, titolone. Esatto. Aspita. Che non fa assolutamente allusione a quello che facciamo, è avvolto nel mistero. Vabbè, scusa, però in italiano è contro i giganti, cioè vuoi mettere against the giants. Cioè è più figo. Quello è più figo, certo. Però per gli americani significa sempre contro i giganti, cioè. E quindi non cambia niente. Quindi anche loro potrebbero dire che però in italiano contro i giganti è figo. Magari gli americani lo usano in italiano il titolo, non lo usano in inglese. Non credo, se a stento stanno l'inglese. No, non è vero, non sono tutti così. Non diciamo così. Da queste generalizzazioni, da queste verità, cosa no? Che cosa? No. Sono ovviamente generalizzazioni che non si fanno. Non esatto. Si dice assolutamente. Comunque io ragazzi non so che dirvi, sti giganti qua -1 di saggezza, 15, 16, 17. No, cioè ragazzi, allora, questa cosa deve finire. No, ci sta, non ci sta un cazzo, capito? Basta. Il 25% di probabilità di riuscita. Vabbè, come c'è il lupo saggio, c'è anche il gigante. È vero, c'è contro Isabel. Io vi dirò di più, più avanti, gli altri giganti è peggio perché non hanno il meno 1. È vero, è peggio. Alcuni hanno il PS. Ma vabbè, tu hai 16 allora di intelligenza. 15. Quanto hai di intelligenza? 16? 15. No, di intelligenza ho 17, quindi 17. Al prossimo livello. Infatti, poi vabbè, ne parliamo in post, perché perché per il prossimo level up avevo pensato a cosa prendere. No, invece ne parli adesso. Abbi il coraggio di dirlo a tutti. No, vabbè, perché non voglio fare spoiler, ragazzi. Brava. Niente spoiler. Io lo so. Prendo un livello da barbaro. Isabel Barbaro che... Quando i nemici superano il tiro salvezza, basta, è arrivato il momento di passare. Che dici, Master? Comincio a prendere dei livelli da ladro, assassino. Sì, così proprio. Affanculo. Proprio metto un terrasca alla fine, dico, guarda, lui ha più 60 a colpire, sei lontano, invisibile, ti colpisce lo stesso. Che schifo. Io però, guarda, allora, io ultimamente giocando il mago, Isabel, sappi che una parte la domenica, una parte del cuore del master è di Isabel. Una buona fetta. Il mago come dovrebbe essere. È la mia classe preferita, lo dico davanti a tutti, il mago è la mia classe preferita. Dopo che ha preso le sberle mercoledì. E questo fa... esatto. Vabbè, oh, quel gatto di merda è il mio nemico naturale, che ci posso fare. E questo dovrebbe far capire quanto amo Aberic. Uomo fortissimo. Poverino, è un necromante, fa schifo, come archetipo, ma è un mago. È un necromante, fa schifo come archetipo, segnatelo, Sed, segnatelo. No, mi raccomando. Silenzio, fai. Ma arriva il momento spoiler dell'albero, capito? Il necromante no, no, no. È bello perché evoca tutti i non morti. I non morti fanno danno non magico. Sì, sì. Quindi al 20, tipo, c'è il boss finale che sicuramente si spera sia immune alle armi non magiche. Gli scheletri fanno più e lui è così. Il necromante arriva con un carro di armi magiche. Esatto. Il necromante si fa così e dice, va bene, inaridire. Fulmine, palla di fuoco. Cioè, non fa le cose da necromante. Perché tu, perché sei banale, caro Lixem. Perché tu non devi usare, prendere, evocare. Danze macabre. Non devi fare danze macabre o danze macabre. Devi, come dire, assoggettare un signore delle mummie. Guarda effettivamente Aberic può farlo? Sì, lo potrà fare. Vai al mercato del Tai e vedi se c'è un signore delle mummie in vendita lì. Sì, esatto. No, vabbè, comunque il necromante, cioè, senza queste cose o lo giochi che evoca i minion o lo giochi che ti spara dei inaridire, robe così, o fa cose... Sì. Però Aberic non potrà fare nessuna di queste cose perché arriva al 3 e lui... Chissà se magari non continueremo nel TAI, magari. Assolutamente sì, io assolutamente ci sto benissimo, sono d'accordo. E lui nel TAI sguazza nelle cattive acque. Aberic che con il suo zombie che gli cammina a fianco... E in una scena romantica mentre attraversi il deserto, una scena post credit e tu col tuo mantello, proprio a scena, il mio lavoro che è finito. Bello. Bellissimo. Il necromante è bellissimo come tema, è bellissimo, però ma è bellissimo sempre. Certe cose andrebbero sistemate un po'. Ma come tema che ci hai fatto affrontare qui con la liberazione di questi orchi ci hai fatto dell'emotional damage. Tu non... Rauk che li vorrebbe sterminare tutti, che cosa prova Rauk? Li ha visti in un'altra ottica, perché lì li ha visti non come mostri, come schiavi, e lui è diventato anche un arpista, quindi come c'è la schiavitù, gli arpisti vanno e liberano, e si sente un enorme conflitto interiore. E infatti quando ho pensato, voglio portare un'altra avventura, però ci starebbe il party di Wisteria sempre, così lo vanno avanti, ho detto, ma qua c'è questa cosa. È carino, ho detto, sai che quasi la porto, mai più un dungeon crawling. Troppo, Wisteria aveva qualcosa in più. Ma ci pensiamo noi a ruolare. Esatto, infatti, sì, meno male. Però vedi Rauk che non ci hanno fatto fare la rissa lì, no, col Tuergar. Siamo divertiti coi minotauri. E lui c'è ancora, ci possiamo andare. Certo. Il martello nero è lì e non si sposta. Va bene. Cosa pensate quindi? Rauk l'ha detto che c'è questo conflitto. Gli altri che cosa pensano? Vi sono piaciuti i due giganti? Sì. A proposito di due giganti, mi sono piaciuto un sacco. Cazzo, mi è dispiaciuto non passare il tiro su costituzione, però i dati sono romantici. Sì, ci sta. Ma Vormar che è più... è un tipetto che è molto focussato sulla missione, però ovviamente per quanto lui possa detestare gli orchi, dire ok, non ci facciamo coinvolgere, è indubbio che ci sia un vantaggio nel farsi coinvolgere in questo caso. E poi porca miseria, bisogna avere, in una guerra bisogna avere rispetto anche dei vinti. È comunque anche lui un arpista. Esatto. Bisogna avere rispetto dei vinti, per quanto sia un orco, è comunque una bambina. Io anche in quanto Drow ero un bambino, un neonato, quando sono stato comunque preso e allevato, una creatura ancora pura. Tu che cosa dici tu, Selling? Che cosa hai da fare così con la testa? No, una creatura pura non lo so. È un po' come ho scritto qua nella chat di Discord, incontri arachnidei del terzo tipo. Purtroppo no, però... il sangue non è acqua. Quindi... Dipende, per alcune razze è come fosse acqua. Dipende dai punti di vista. E poi scoprirete che tipo l'oscura pulsione... No. Vormark è il progenie di Lot proprio... L'oscura pulsione, esatto. Era proprio sangue di Lot. Quindi già c'è un dono di Shar, tipo. C'è partito così. Shar sarebbe contenta, mica è invisibile nel buio. Se non è una benedizione di Shar quella. Esatto. Attenzione. Sarebbe stato simpatico darlo al chierico dell'inganno sta cosa, a livelli alti. Invece no. Minchia. A tipo il 17 che prende l'ultima cosa. Il chierico dell'inganno fa schifo. Fa schifo proprio. Sì, fa vomitare, non ha senso di esistere. A livello 1 carino, do vantaggio a qualcuno, cioè dai vantaggio al ladro, dai vantaggio a te, dici vabbè, ok, poi il duplicato ti dà vantaggio, sei vicino, non deve essere speculare. Dici però poi poi a un certo punto dici ma no. Infatti non l'ho mai visto giocare uno. Però vabbè. Chissà perché. Signori, ce ne si va a letto, che domani inizia la settimana. Cosa. Sì. Altra cosa importante, io voglio sapere Plesiot e Flavia che cosa pensano. È vero. Si può andare a letto. E anche dalla chat, scrivete se vi siete divertiti un po'. Allora, a me è piaciuta tutta, pure queste parti un po' più sul macabre. Però la parte con i due giganti è stata veramente bella. Soprattutto il trigger, quando è stata detta la parola magica che non... essere detta, esatto. Però insomma è stato interessante, perché erano troppo sbronzi per seguire il discorso. Era simpaticissimo. Uno non ha proprio parlato praticamente, se non dire quello era fatto come una pigna completamente. Uno non si ricordava niente, ma questo fatto, ma chi c'era, ma cos'era, boh. Lui proprio sì. Però le cose che hanno detto veramente interessanti comunque. Allora, veramente grandi e interessanti. Sì. Anche le cose che hanno fatto. Sì, porca puttana. Quella corona è bellissima. Sì. Io loro due li ho visti moltissimo come come si chiamano quelli là di God of War Ragnarok. No. Quelli cioè, in parte sì, però li ho visti tantissimo come quelli di God of War Ragnarok, i due nani che ti forgiano la roba. Brock e Sidri, credo. Sì, Brock e Sidri, sì. Sono troppo forti. Due nani che quelli là sono completamente diversi a livello di carattere, però loro tipo col martellino ti danno la botta sull'arma, come nuova! Sai questa come si chiama? Testa di cazzo! No, quel gioco è bello. No, cioè fanno delle battute bellissime. Se stai lì a sentirli, fanno certe cose allucinanti. Quando Atreus gli chiede fate fare roba così pregiata, e lui, fatica? Fatti i cazzi tuoi. Sì, bellissimi. Molto bello. La devo rubare. Bene. È meraviglioso. Comunque, te Isabel, manchi solo tu. Niente, no, molto, vabbè, da parte di Isabel chiaramente non c'è conflitto, cioè finché appunto si può, prima di tutto c'è la missione, quindi va bene aiutare eccetera, ma prima la missione, poi eventualmente si vede cosa fare, come uscire da lì, e se si può aiutare anche altra gente a uscire, bene, ben venga. Cioè lei chiaramente per modo in cui è cresciuta, il modo in cui è stata cresciuta, non ha questi pregiudizi, non ha queste idee così prefisse sulle razze come ce le possono avere Rauk e Bormark, che ce le hanno per motivi legittimi, cioè nel senso, perché loro comunque hanno avuto esperienza in passato che lei riconosce comunque questa cosa, che l'esperienza è la fighetta, la fighetta di Waterdeep, la fighetta di Waterdeep che è cresciuta nella città cosmopolita, chiaramente non si fa influenzare troppo da queste, come fa i centri sociali di Waterdeep. I centri sociali di Waterdeep, esattamente, bravissimo, bravo, hai capito, grazie. Come fai a fare un bicchiere di vino da due giganti della pietra? Ma Isabel è canonicamente astemia. T'avrebbe ucciso, probabilmente. Mi avrebbe ucciso. Hai fatto bene. Per salvarti, però. La CD era altissima per il tiro salvezza. Ecco, no, ragazzi, cioè, allora, Isabel è astemia, appunto, quindi ogni volta che rifiuta non è perché è scortese, lo fa proprio per spirito di sopravvivenza, non vi preoccupate. No, e dopodiché, vabbè, sì, l'interazione con i giganti, fantastica, cioè, là io tutta cacata sotto, ma che vorranno, chi saranno questi qua? Oh, ehi, venite a bere qualcosa! Prego, oh, ma che c'è gente piccola, oh, che figo, parliamo! Ok, tutto a posto. Simpatici, sì. Bellini i giganti della pietra. Molto carini. Quei due giganti della pietra. Un combattimento con i due giganti è stato particolare. Perché? Cosa è successo di... Che li abbiamo devastati. No, poveri. Ah, beh, quello sì. Cioè, due giganti delle colline erano tipo i sergenti, avevano soltanto più CA, per il resto erano uguali. Ci sono delle buste d'HP, cioè. Sì, cioè, però fanno HP... male. Ah, 3 di 8 più 5 fanno male, sì. Fanno malissimo. Beh, sono delle buste di alluminio. Dai. Queste sono le pippe tra i giganti. Dopo è peggio. Dopo sì. Sì, sì. Poi dopo ci sono quelli che fanno cose magiche, pochi, ma ci sono. Quelli più furbi, e poi ci sono le modifiche del master, che lì sono lì ci sono master, c'hai rotto un po'. Beh, ancora no, però quando arriverà il momento di romperci ce lo ricorderemo. Va bene, dai signore. Allora direi che adesso si può andare a nanna. Yes, signori, vi ricordo l'appuntamento di mercoledì con il Tai Intrighe Delta Bar. A martedì, giusto martedì, l'Xm sarà l'Xm sarà dei nostri amici Roleplay Asylum per Dragons of Despair, e poi niente, poi ci aggiorniamo per il calendario di novembre. L'ultima letta, perché la dice Mr. Raff, sono due cavoli giganti che hanno fatto chissà cosa, a parte il porno. Sì, felaia di mezza, gli altri erano nascosti, ci sta benissimo, cioè nel senso, hanno fatto dei tiri buoni in certi momenti e altre volte. Sì, non è che fanno i giganti, non hanno tutti questi... Non sono molto versatili, cioè loro vengono, ti picchiano, ti tirano le pietre. Sì, a voglia. La pietra. Tattica, come dire, minima. Ecco. Esatto. Facciamo un raidino agli amici della cripta, Twitch... cosa spammiamo stasera? Spammiamo hashtag... un altro bicchiere. Sei brutto, ti tirano le pietre. Tira il sasso e nascondi la mano. Bruttissimo, infatti. Tira il sasso e nascondi la mano. Bello. Hashtag pietrate. Così. Pietrate, vai. Così. E lapidate. Hashtag pietrate. Va bene, signori. Una buonanotte e alla prossima. Ciao raga. Buonanotte ragazzi. Ciao. Alla prossima, buonanotte. Oh no, bisogna aspettare 10 secondi. Me lo dimentico sempre per fare il raid. Ragazzi, sì, esatto. Hashtag pietrate. Ciao raga, buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Raga, arriveranno.